si capisce, più incompresi si diventa. Più ci si scopre, più bisogna coprirsi. Più si vive nel miracolo e più tutto il resto diventa banale. Il vero è vedersi per come si è e non per come gli altri si riflettono in noi. Claudio Arezzo di Trifiletti, libero da ogni condizionamento e apparenza, ha scelto di essere. Lui ascolta ogni espressione del volto, guarda ogni rumore nel silenzio, gusta ogni suono della vita, tocca l'impercettibilità dell'anima. In lui tutto è senza limiti. Non si vede dove inizia l'artista e dove finisce l'uomo, forse perché con la sua arte va al di là dell'umano sentire. Tutto quello che tocca diventa arte. L'oggetto dei suoi quadri è la vita, in tutti i suoi aspetti. Nei suoi intensi colori e nelle sue originali installazioni si leggono i suoi dolori e le sue gioie, le sue domande e le sue risposte, la sua fede e il suo essere uomo. L'Oriente ha dato una forte spinta propulsiva al suo estro creativo, mettendolo di fronte ad un'altra dimensione del reale, quella più primitiva e autentica. Il mito dell'Oriente lo influenza al punto tale da divenire stile di vita, sperimentazione del reale e di nuove tecniche, anche attraverso il riciclo e il riuso dei materiali. Tutti i popoli sono bellissimi. Certo, i popoli più belli sono quelli da meno corrotti. Ovviamente i popoli meno corrotti sono i popoli più poveri. Senza dubbio quello è veramente mi ha dato un po' di più degli altri, forse. Forse perché ho più bisogno io in quel momento, è stato l'India, il Rajasthan, Mount Abu, la montagna sacra. Ecco come un normale palazzo metropolitano può segretamente nascondere al suo interno, come uno scrigno, un mondo magico fatto di atmosfere siddhartiane incantevoli. Riesce difficile capire come possa sorgere un luogo simile nel bel mezzo della città caotica e rumorosa. È un luogo di pace, di silenzio e di riflessione. È qui che abita la creatività di Claudio. Basta oltrepassare il varco di quell'abitazione per essere inondati da un intenso e pungente profumo d'incenso, per essere accolti da una dolce e quasi impercettibile melodia New Age, per rimanere abbagliati dal fulgore caotico dei mille colori che si sovrappongono e si intrecciano in ogni angolo più remoto, per capire di essere totalmente immersi in un'atmosfera altra ed esotica. Bastano pochi istanti per capire di aver messo piede in un museo. Tutto questo è la casa museo sotto l'Etna, un regno il cui padrone assoluto si chiama Claudio Arezzo di Trifiletti. Non è un luogo lontano dalla realtà. Si trova a Catania, a pochi chilometri dal maestoso e leggendario vulcano, ma per chi riesce a penetrare dentro quelle mura sembra di essere lontani anni luce dal mondo ordinario e comune nel quale siamo incredibilmente immersi. La casa museo sotto l'Etna nasce da una riconoscenza nei confronti dell'Etna, che è un vulcano, basta pensare comunque alla potenza che può avere un vulcano, e se ci lascia vivere alle sue pendici bisogna essere riconoscenti all'Etna. La casa museo sotto l'Etna è una casa museo è una casa che era dei miei nonni, ma che i miei nonni mi ricordavano persone splendide, ancora sono in vita, però che hanno avuto altre passioni. Loro giocavano a carte, i circoli, il bridge. Io sì, li ho apprezzati tantissimo, però ecco, c'era possibilmente un tavolo con tanti oggettini d'argento che sono favolosi, però messi senza amore. Ecco, mancava amore, mancavano le piante, mancavano i fiori, mancavano i colori nelle pareti, perché ancora fino a un decennio fa si spaventava una persona a mettere un colore in una parete, si spaventava a mettere un quadro, una tela grande, un quadro contemporaneo, ora piano piano. E questa casa, io sono partito circa 6 anni fa, non manco un colore in questa casa, sono multicolor. E ogni cosa ha un senso, un suo percorso, un suo significato, ha un motivo. Thank you.
luci e ombre, musiche e profumi, ma anche tanta spiritualità e tensione di assoluto che si mescolano insieme, creando uno stravagante cocktail di misticismo ed esotismo. Una pace inimmaginabile quanto quello strano mondo riesce a trasmettere a chiunque metta piede, anche per una sola volta, in quell'Oriente trasposto in Sicilia. Esiste essere che non lasci le sue tracce, e quest'ultime sono la testimonianza della sua venuta su questo mondo. Infinite sono le tradizioni, le filosofie, le religioni, i costumi che tentano di dividere il pensiero degli esseri su questa terra. Attraverso il progetto Imprints si testimonia l'uguaglianza di tutti i presenti che calpestano la tela, che rappresenta la terra su cui essi camminano, il mondo. Questa è l'essenza del progetto che Claudio Arezzo di Trifiletti si appresta a realizzare a New York, il quale si riempie di contenuti artistici ed umani al tempo stesso. È un progetto piuttosto ambizioso in quanto non è solamente una mostra. Vado lì, appendo le mie operette all'Empire State Building, prendo questa location ed è tutto il gioco è fatto. Questo progetto di arrivare a New York con delle lenzuoli, vedere innanzitutto la location, vedere tutti gli spazi che ho a disposizione, arrivare a New York con questi lenzuoli, farmi degli invitini dove si dice che questo progetto è un progetto d'arte, un progetto di pace che usa l'arte come strumento. È così che Claudio varca i confini europei, spingendosi oltre l'oceano, per vivere un momento artistico caratterizzato da nuovi stimoli, quelli indotti da una città dai tratti multietnici e polimorfi. L'arte funge in questo caso da trade union tra le molteplici etnie presenti all'interno della città, un mezzo mediante il quale le distinzioni materiali scemano per dissolversi nella manifestazione creativa dell'artista. E per dare vita a tutto questo, l'artefice del disegno creativo si mescola tra la gente, posando teli cosparsi delle più svariate misture per la grande città, in attesa che il prodigio si compia. Una parte dell'opera è così completata, ma manca il tocco dell'artista, il quale intelaierà i teli che per 13 giorni hanno coperto le vie di New York, così da donare a quelle impronte un volto magico, espressione della carica trasmessa dall'insieme delle persone che abitano la città.